mio figlio si chiama Igor. Igor, secondo me, è un bel nome, è un nome di origine russa. Io e sua mamma gliel'abbiamo dato quando abbiamo saputo che in russo Igor è un'abbreviazione, che sta per i gorilla ti somigliano. Perché non è che sia venuto fuori particolarmente carino, eh? Mi ricordo ancora quando è nato, la levatrice, quando l'ha tirato fuori, l'ha dato in braccio a sua mamma. Sua mamma, dopo averlo girato un paio di volte, che non capiva neanche qual era il davanti e dal di dietro, mi ricordo che andava in giro per le corsie dell'ospedale urlando: dottoressa, mi scusi, non è meglio se lo rimette dentro? Secondo me non è mica finito, ci manca qualche pezzo qua e là, ci manca, eh? Adesso è più grande. C'ha 12 anni, è rimasto brutto uguale, secondo me, lo posso dire, sono suo padre. Adesso c'ha la regola dell'1 e del 2. 12 anni, 1,20 m, 120 kg. Se lo metti in piedi sopra mezzo cocomero tagliato, sembra un giocatore obeso del subbuteo, sembra quello lì. Però, c'è da dire una cosa, eh? Il Signore, nella sua infinita bontà, per pareggiare tutto questo, ha donato ad Igor una testa, mo una testa vuota, mo vuota, guarda, un ignorante come non ce ne sono due uguali. Eh? Io delle volte gli dico: ben, Igor, mangia ben del gran pesce che contiene il fosforo. E lui: perché così babbo diventa intelligente? No, quello è impossibile, però almeno ti si vede al buio quando cammini, almeno. Otteniamo quel risultato lì, otteniamo, eh? Vacca miseria. Igor, un mese fa l'ho portato all'IKEA, sono entrato, mi sono girato, non c'era più, è rimasto 20 minuti davanti alla porta girevole aspettando la maniglia per entrare, te pensa alla testa che c'ha. Igor, la sera prima di partire per le vacanze, ha messo la boccia con il pesce rosso dentro il freezer a surgelare per paura che l'acqua si rovesciasse durante il viaggio. Le pensa alla testa di quei. Io gli dico poi: Igor, lo sai che differenza c'è fra te e un teologo? Quasi nessuno. Un teologo è uno studioso di Dio, te sei un ignorante della Madonna, più o meno siete tutti e due nello stesso settore, siete. Mo vacca miseria. Mi fa delle più fatte domande. L'altra mattina da colazione mi ha detto: babbo, ma nel nostro bagno la luce accende automaticamente quando apriamo la porta? Dico: no, beh, qualche volta noto aver cagato nel frigorifero. Scusate la parola frigorifero, che non è molto educata da dire, eh? Che poi allora i miei amici cercano di fare di tutto per darmi una mano, per aiutarmi in questo problema. Prova a dargli delle responsabilità, dargli dei piccoli incarichi, delle piccole mansioni da fare, che magari va bene, provo con una piccola cosa. L'altro giorno l'ho mandato fuori a comprare delle palline di naftalina contro le tarme, mi serviva quello, io chissà cosa mi porta. E invece è tornato: palline di naftalina contro le tarme, guarda, mo che vedi. Poi non sono riuscito neanche a dirgli bravo, che corso fuori un'altra volta, tornata a casa con altre 13 scatole, tutte uguali. Io: scusa una cosa, Igor, cos'è, le palline di prima non erano buone? Oh, babbo, qualche tarma è morta, ma sapessi com'è difficile colpirla in testa con le palline? Oh, è difficilissimo, sai quante ce ne vogliono? Insomma, concludendo, è vero, i figli, i bambini sono un regalo del Signore, ma nel mio caso, Signore, bastava il pensiero, bastava. Grazie! Premio Oscar Assao, Giampiero Sterpi! Grazie, grazie. Allora dobbiamo dire anche che gli abiti che sono della New Style Italy, che indossa, sono quelli che... Cioè, sì. Aspetta, ricomincio. Sì. Gli abiti che indossa le ragazze sono della New Style Italy, sì, questo lo tagliamo, non è un problema. Sì. Sono, questo addirittura è stato dipinto a mano, pensa a te. A mano? Ma qui ce n'è voluto anche. Beh, sì, pensa il pittore, è fortunato. Con la pennellissima proprio. Allora ragazzi, andiamo. Sull'ultimo applauso, grazie, per Giampiero Sterpi. Grazie.